Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo insieme come di consueto i prossimi eventi sul nostro territorio. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che continua al MEVE, il Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna, la straordinaria mostra dedicata a Edison, l'uomo che inventò il futuro. Dai primi fonografi alle celebri lampadine, documenti dal grande valore storico, scientifico e culturale. Il percorso di visita rappresenta per grandi e piccini un'opportunità unica per conoscere le invenzioni che hanno segnato lo sviluppo tecnologico dell'ultimo secolo. Per saperne di più e per prenotare visite guidate e laboratori, il sito www.memorialegrandeguerra.it. Nel 1822 venne istituito il Corpo Forestale. Il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituì l'amministrazione forestale destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi. Vestiti con una divisa in panno turchino con bottoni di metallo dorato, il nuovo corpo adottò come stemma araldico un'aquila. Dalla difesa e salvaguardia del patrimonio boschivo, i compiti delle guardie forestali si sono via via ampliati, contemplando anche la prevenzione e la repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Occorre dare un senso alla vita per il semplice fatto che essa non ha senso. Oggi parliamo del tiramisù, non solo un semplice dolce, ma molto di più. È il più amato e imitato, ma anche il più conteso. Freschezza, cremosità e contrasti di sapore. Il nome deriva dal dialetto tiramisù. La sua patria è Treviso. Il dolce nasce nella seconda metà del Settecento, si dice in una casa di piacere nel centro storico della città. La padrona del locale, la maîtresse, lo avrebbe preparato per i suoi clienti allo scopo, manco a dirlo, di rinvigorirli. Una storia leggendaria, un po' nascosta nel corso dei secoli a causa della vergogna popolare. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci alla prossima puntata.